tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Tromba d'aria sul litorale, fuggi fuggi dalle spiagge, a Civitanova i lettini volano tra i bagnanti. Al via i lavori di asfaltatura delle strade in zona ospedale Santa Croce di Fano. Insomma, fa sempre la roba più brutta, non è più come una volta al lavoro. Al Mancini la squadra prefetti batte la nazionale di calcio TV per 5-2, incassi oltre 5.000 euro da destinare a 4 onlus fanesi. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Iniziamo dalla cronaca. Una giornata, quella di ieri, da dimenticare per un 45enne napoletano residente a Fano. Mentre si dirigeva nella cittadina di Fossombrone, l'uomo è incappato in un piccolo incidente stradale nel territorio di Serrungarina. All'arrivo i carabinieri di Saltara, intervenuti sul posto per i rilievi di legge, hanno notato che l'uomo era in possesso di una patente di guida scaduta. Ma non solo, da un successivo e meticoloso controllo i militari hanno appurato che il 45enne era agli arresti domiciliari e non aveva il permesso di allontanarsi dal comune di Fano. Risultato? Ritiro immediato della patente di guida e arresto nello stato di flagranza per il reato di evasione. L'uomo è stato condotto davanti al giudice del Tribunale di Pesaro, il quale ha convalidato l'arresto e condannato il napoletano a 8 mesi di carcere. Maltempo, ieri un fortunale si è abbattuto sulla costa e provocando seri problemi a rami, alberi caduti, danni ingenti invece a Civitanova, dove il violento nubifragio ha rovinato chalet, chioschi e per tutto il lungomare. Vediamo. Tromba d'aria, pioggia e forti raffiche di vento hanno rovinato a tanti una domenica di mare. Momenti di appressione ieri pomeriggio tra i bagnanti in spiaggia a causa di un fortunale che si è abbattuto sulla costa da Gabice a Fano. Erano circa le ore 15 quando, dopo una mattinata in cui il sole l'ha fatta da padrona, il cielo si è oscurato con grandi nuvole nere. Si è innescato in poco tempo un generale fuggi-fuggi dalle spiagge per le tante persone che avevano comunque deciso di trascorrere una giornata al mare. La conseguenza è stata il traffico in tilt, visto che centinaia di automobilisti si sono messi in moto nello stesso istante. Nessun danno rilevante sulla costa, ma nel quartiere Pantano di Pesaro un albero è caduto su una centralina elettrica in via Campo Sportivo, provocando un blackout durato diverse ore in gran parte della zona. Decine le chiamate ai vigili del fuoco che anche questa mattina hanno fatto numerosi interventi per rimuovere piante e rami caduti in strada. Piccoli danni sono stati subiti da qualche stabilimento balneare di sottomonte con ombrelloni e lettini rovinati. Ben peggiore invece è la situazione a Civitanova, dove si è abbattuto un violento nubifragio con 15 minuti di pioggia battente grandine, rovinando chalet e chioschi del lungomare. E cambiamo argomento. Il processo d'appello oggi a Trento per l'avvocato veronese Vittorio Ciccolini, 47 anni, per la morte di Lucia Bellucci, 31 anni, uccisa nell'agosto del 2013. Confermata dalla condanna a 30 anni chiesta dall'accusa stamattina e udienza ancora in corso nel pomeriggio, con la parola alle parti civili e alla difesa. La sentenza potrebbe arrivare nella tarda serata. La condanna in primo grado in rito abbreviato risale allo scorso 8 ottobre, senza attenuanti. La richiesta di conferma oggi è venuta dal procuratore generale Giuseppe Maria Fontana al termine di una requisitoria di 3 ore.
E parliamo di un argomento sentito da molti cittadini, di asfaltature, perché fino al 10 luglio prossimo alcune strade saranno chiuse per lavori di appunto asfaltatura. Questa mattina sono iniziati quelli in via Giordano Bruno. Vediamo il servizio di Simona Zonghetti. Dopo l'intervento di risanamento su Viale Gramsci e Viale Bruno Buozzi, rimangono ancora diverse le vie fanesi che attendono lavori di asfaltatura, visto che la loro carreggiata è diventata pericolosa o impraticabile per buche e avvallamenti. Come era stato annunciato tempo fa, tra le prime ad essere sistemate saranno quelle prossime all'ospedale Santa Croce di Fano. E così è stato. Sono partiti oggi infatti i lavori in via Giordano Bruno, che dovrebbero terminare nel giro di 48 ore. Finalmente partono i lavori? Finalmente partono i lavori, perché comunque era da mettere un attimino a posto questa strada come tante altre a Fano alla fine. Qualche cliente le si è lamentato? No, si è lamentato perché comunque è una zona dove ci sono molte persone anziane e fanno fatica comunque a camminare in questa via. Ci sono problemi anche per quanto riguarda il marciapiede? Sì, anche i marciapiedi sarebbero da mettere a posto. Interventi di asfaltatura e relativi divieti con orario 0-24 dopo via Giordano Bruno riguarderanno via De Borgarucci dal 15 al 17 giugno, parte di via Giuglini dal 16 al 18, parte di via del Ponte, via Lelli e via Gigli dal 17 al 19 giugno, a seguire poi piazzale San Paolo, un tratto di via Ugo Bassi e via Menotti dal 22 al 24 giugno, poi la strada comunale del Giardino dalla Flaminia a Magliano dal 23 al 26, la strada comunale Sant'Elia a Monte Pulito Roncaglia da Carrara a Cerquelle dal 26 giugno al 3 luglio. Per finire, la strada comunale Cerquelle dal 2 al 10 luglio. Era diventata pericolosa? Faccio un altro percorso e quindi non so dire, non mi pare di aver visto di recente fare i lavori, però non so nemmeno se era necessario fare i lavori. Sicuramente sarà stato, però... Ha capito? Era rovinato uguale, manca adesso, la fanno la strada, non tira giù le chiavi. E 14 anni lì che quella è in pieno, è una per tutto. E non è che fanno la strada, l'altra volta hanno fatto uguale. E si è rotta subito, e non è che fanno le robe come andava. Anche adesso, ne avevano da pulire prima quelle, prima da fare la strada. Dopo rompono la strada per tirare su le chiavi. C'è la chiave che è avanti alla porta, viste? Ma lì è tutta aperta, e il vento, la piova, l'erba, le foglie, è tutto pieno. E i cosi, la lavandina si riempie subito, perché va giù la roba male. Lei che abita qua ormai da 90 anni, ha visto qualcuno magari cadere o qualche incidente proprio per la strada rovinata? No, sono caduta anch'io, davanti al fornaio. E ho rotto la gamba, l'inguine, sono stata all'ospedale. A causa di una buca? Sì, no, ma i marciapiedi che si muovono. Infatti è brutto anche quelli. Prima erano vecchi, erano i marciapiedi ben fatti, li hanno fatti nuovi, ma c'è. Insomma, fa sempre la roba più brutta. Né più come una volta al lavoro. Rimaniamo sempre su questo argomento perché la settimana scorsa avevamo fatto vedere una foto scattata da un nostro reporter di strada in via Cuoco, una traversa di via Fanella nel quartiere di Fano 2. Come potete vedere, un cittadino aveva cerchiato una buca con una bomboletta spray di colore giallo, scrivendo di lato proprio la buca, la parola buca. Dopo il nostro servizio, il comune ha provveduto a ripristinare il manto stradale. E continua il botta e risposta tra la Fondazione Cassa dei Risparmio di Fano e Bene Comune. L'associazione politica ha risposto alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dall'ente durante la conferenza stampa. Sentiamo. Sono interventi inopportuni quelli fatti dalla Fondazione Carifano nei giorni scorsi. Il nostro intento era solo quello di far conoscere ai cittadini ciò che è stato fatto dall'ente dal 2004 al 2014, evidenziando alcune criticità nella gestione economica. Non ci sta bene comune a quanto dichiarato dal presidente Fabio Tombari, dai vicepresidenti, dal segretario generale durante la conferenza stampa che si è tenuta mercoledì scorso. L'associazione politica assicura che le critiche mosse non derivano da interessi personali, ma solo dalla volontà di contestare gli investimenti fatti dalla Fondazione e prima di tutto quello in Banca Marche. Ci hanno stupito le reazioni dei responsabili della Fondazione Carifano e particolarmente su quelle l'ipotesi del nostro intendimento di avere interessi nella gestione della Fondazione. Bene comune, la nostra associazione politica non ha nessun interesse se non quello di rendere partecipe la cittadinanza sugli eventi che caratterizzano questo importante ente della nostra città.
nostro desiderio è far sì che gli eventi che ne hanno caratterizzato in questi anni possano essere conosciuti dai cittadini e loro fare la loro valutazione su quello che è avvenuto. Il presidente di Bene Comune Matteo Giuliani è intervenuto invece sulla durata del mandato presidenziale di Tombari, che scadrà a maggio 2019. A quel punto, precisa, ne avrà accumulati 15 di anni e non c'è nulla di irregolare perché la riforma di settore è avvenuta strada facendo. Ma oggi il presidente dovrebbe porsi davanti a una scelta: o perseguire l'interesse della fondazione, che è limitare il mandato degli organi ad un massimo di 8 anni, oppure privilegiare il proprio desiderio di rimanere al comando della fondazione. Ci siamo permessi di suggerire dal presidente la prima scelta, perché riteniamo che questa sia una scelta lungimirante, e lungimirante perché è una scelta che guarda avanti, che non si ferma sul passato o si adagia sul presente, ma anticipa quelli che saranno le norme per il ricambio degli organi nel prossimo futuro, anche perché, come abbiamo detto, il Presidente ha già superato abbondantemente il vincolo di 8 anni. Quindi non è una questione personale, ma è una questione di opportunità e di principio. Bene Comune inoltre sottolinea nuovamente la riduzione in valore assoluto del patrimonio della Fondazione Carifano di 10 milioni di euro, invece, dicono, secondo l'indice Istat, sarebbe dovuto crescere di 27 milioni e mezzo per compensare la svalutazione monetaria nel decennio. Per analizzare la gestione dei 10 anni della gestione Tombari ci siamo avvalsi delle fonti pubbliche che sono i bilanci della Fondazione. Tamburini poi torna sulle perdite che derivano dagli investimenti in fondi immobiliari chiusi nelle azioni Banca Marche, operazioni che hanno portato alla riduzione del capitale fruttifero da 152 milioni nel 2004 a 119 nel 2014. Titoli di Stato, obbligazioni, azioni, fondi comuni, pronto conto termine. Se guardiamo gli attivi di bilancio vediamo una riduzione di 33 milioni delle poste fruttifere, passate da 152 milioni del 2014. E 4 ai 119 milioni del 2014. Di conseguenza nel 2014 è stato erogato 1,9 milioni, cifra notevolmente inferiore al passato e comunque ottenuta perché sono state utilizzate somme accantonate negli esercizi precedenti, oltre 1 milione di euro. Incidente stradale stamane a Pesaro, intorno alle 10.30 all'incrocio tra via Senigallia e via San Marino, all'altezza di una rotatoria nella zona della Tombaccia. Uno scooter Vespa condotto da una donna, 37enne di Pesaro, si è scontrata con una Fiat Panda e per l'urto la donna è stata sbalzata sull'asfalto. Soccorsa e portata in ospedale, i medici hanno escluso complicanze gravi. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pesaro, ma le cause sono ancora in fase di accertamento. E dopo un lungo restauro, sabato scorso è tornata nella sua chiesa di Santa Maria dal Ponte al Metauro la grande tela dell'altare che raffigura Sant'Antonio da Padova. Il suo ritorno è avvenuto in una chiesa gremita di gente. Il dipinto è stato svelato dal sindaco e dal presidente dell'Archeo Club di Fano, l'associazione che ha finanziato il restauro. Le Marche è la regione della longevità, buone notizie quindi, è quanto è emerso da un forum internazionale sull'alimentazione che si è svolto a Palazzo Italia all'Expo di Milano. Sentiamo. Ci sono tanti che sono arrivati a una certa età. Bisogna che la gente mangia la qualità e la tipicità, non quelle cose montate, fate... Storia, bellezze naturali, arte, impresa. Questi pilastri sui quali le Marche hanno costruito il loro primato di regione più longeva d'Italia e d'Europa. Il segreto della longevità della regione Marche nasce dal fatto che sono implacabilmente degli esecutori di quello che ci dicono le Blue Zone. Le Blue Zone sono i 5 posti al mondo dove si campa di più perché si mangiano frutta, verdura e cereali, perché siccome sono tutti posti in salita bisogna fare un mucchio di attività fisica, non andare in palestra, proprio muoversi. 3, perché famiglia, comunità, collettività sono dei valori fondamentali. Queste cose sono tutte presenti nella regione Marche, insieme ovviamente a quello che poi è un clima straordinario che è un pochino figlio di tutta l'Italia. Sul palcoscenico internazionale di Expo Milano 2015, le Marche presentano la mostra La prospettiva di vita, un percorso curato,
oltre che dal professor Bernabei, dallo scenografo Giancarlo Basili e dal sociologo Aldo Bonomi. 15 cortometraggi che raccontano in immagini la formula marchigiana del vivere a lungo. Un modello di vita che bisogna raccomandare di non distruggere dentro le megalopoli. Bisogna tenere in conto un vecchio adagio brodeliano che dice città ricca, campagna florida. Se non si tiene insieme queste due cose, le due polarità sono destinate non a vivere assieme ma a morire. Gli anziani ci dicono questo. Il corteo storico della giostra della Quintana di Ascoli Piceno, con i suoi famosi sbandieratori, ha contribuito a colorare e animare l'inaugurazione della mostra e a portare un po' di spirito marchigiano sul cardo di Expo Milano 2015. Noi siamo la dimostrazione figurata della longevità. Veniamo dal 400, da Ascoli Piceno, dalla Quintana di Ascoli Piceno, e la longevità dipende dall'aria buona che viene dai monti, che sono molto vicini a noi, e dal mare, che è equidistante. Ed ora apriamo la pagina degli eventi, perché sono stati presentati quelli estivi alla Mediateca Montanari di Fano. Tra questi, l'apprendimento della lingua italiana come seconda lingua e l'aiuto per i compiti scolastici ai bambini stranieri. Appuntamenti dedicati all'arte e alle letture ed incontri con decine di autori e artisti. Quest'anno, inoltre, in vista dello spostamento in città del Paese dei Balocchi, in attesa dell'evento che si terrà ad agosto a Bellocchi di Fano, la MEMO ha organizzato laboratori scientifici per ragazzi ed incontri per adulti che riguardano l'accudimento dei piccoli, cercando di toccare temi che riguardano il benessere complessivo del vivere e dell'imparare insieme. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 0721 887343 o visitare il sito internet www.sistemabibliotecariofano.it. E come di consueto il lunedì parliamo di sport, di calcio, anche se non è l'Alma Juventus in questo caso che trattiamo, ma bensì una partita che si è disputata venerdì scorso sempre al Mancini tra la Nazionale Prefetti e la Nazionale Calcio TV, un incontro che aveva lo scopo di devolvere in beneficenza l'incasso. Vediamo com'è andata. Saranno anche scesi in campo col cuore e per beneficenza, ma alla Nazionale TV le hanno suonate di santa ragione. Così la Nazionale Prefetti vince sui VIP della TV per uno schiacciante 5-2 con un parziale di 4-0. Nonostante la presenza di un ex pro tra le star del video come Centofanti, ex centrocampista dell'Inter, ora inviato di Striscia la Notizia, ci ha messo una pezza Marco Bazzoni in arte Buzz con una doppietta, evitando così il cappotto dei VIP della TV. Orgoglio e soddisfazione per questo evento dal questore di Pesaro Lauriola, che ha messo a segno anche una marcatura. Com'è andata sta partita? Beh, bene, almeno per noi. La vittoria è sempre un ottimo risultato, però devo dire che la compagine del Calcio TV era veramente forte. Poi mi ha veramente stupito in positivo le finte del... Non dirle così. Voleva dire che non mi davi 10 euro così, no, e invece... No, veramente erano spiazzanti le... Sono le finte. No, ma procedeva bene, si vede che ha giocato a pallone, sì, si vede. Cioè, ma finte, diciamo, abbattute o finte... Diciamo che ho fatto finta di giocare. Ecco. E fra l'altro noi due ci siamo già sentiti al telefono. Esatto, al telefono. Ma sai che me l'avevano detto, non ci volevo credere, ecco. Ma dal vivo sei molto peggio. È stata una serata di grande divertimento e sport a tutto campo, è il caso di dire, quella che si è consumata venerdì sera al Mancini di Fano, con ben 1.138 spettatori paganti che hanno assicurato un incasso di 5.690 euro che, al netto dei costi, andrà in beneficenza. Al di là della partita è stata una bellissima serata, veramente. Io ringrazio tutti gli organizzatori, ringrazio il questore, la Nazionale Prefetti, ringrazio tutta la Nazionale Calcio TV perché è stata una serata bellissima, inaspettatamente più di 1.000 persone, quindi un capolavoro. Una vera festa dello sport. Sì, una bella conclusione di quest'anno sportivo, non c'era di meglio per chiudere in bellezza. Ciao bellissima gente, un grande saluto da Gambino!
Bene, come si dice, tutto è bene quel che finisce bene, anche la partita tra VIP TV e Prefetti è finita nel migliore dei modi. Grazie per essere stati in nostra compagnia per questa edizione di Occhio alla Notizia, è tutto. Noi torneremo qui naturalmente come tutte le sere domani alle 20:30, se vorrete saremo qui. Buona serata a tutti voi.